Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi torniamo un po' indietro negli anni, 1926. La signora Concetta, siamo a San Vito Lanciano in provincia di Chieti, farmacista, aveva contratto una malattia che per un'infezione generale del sangue e soprattutto per la sopravvenuta broncopolmonite l'aveva ridotta proprio in condizioni disperate. Tra l'altro anche la sua pelle aveva assunto un colorito giallastro, era disperata. Allora una parente che conosceva Padre Pio le disse: ecco, chiedi a Padre Pio, ecco, prega, chiedi la sua intercessione. Quindi siamo nel 1926, ma i figli che erano un po' lontani dalla chiesa si opponevano e dicevano: tu ti devi affidare ai medici, non a Padre Pio. Ma comunque la signora Concetta ci credeva fermamente, allora cominciò a pregare, a fidarsi a Dio e chiedere l'intercessione di questo frate cappuccino che viveva qui a San Giovanni Rotondo. Bene, un giorno mentre stava a letto si vide comparire proprio in mezzo alla sua stanza un cappuccino, ecco, proprio un frate con il cappuccio sulla testa, il quale senza toccarla però le sorrise e la benedisse. L'ammalata non ebbe paura di questa presenza, di questo frate, e così sentì più serenità, ecco, sentì un senso di pace interiore e poi direttamente chiese a lui il perché della sua venuta, per la conversione dei figli oppure per la sua guarigione. Ebbene, il cappuccino, questo frate, gli disse: domenica mattina tu starai bene. Detto questo, scompare, lasciando dietro di sé un profumo, un odore di rose che percepì anche la domestica di casa. Siamo sempre nel 1926, ecco, per tornare anche all'attualità di quello che accade anche oggi. Ebbene, venuta la domenica, la signora Concetta si sentì bene, guarì. Inaspettatamente i medici, anche loro riscontrarono questa guarigione, così, all'improvviso. Tutto rientrò nella normalità, anche il colorito della sua pelle. Allora volle intraprendere un viaggio per andare a San Giovanni Rotondo, conoscere questo Padre Pio che lei non ha mai visto e non ha mai conosciuto. Giunta qui a San Giovanni Rotondo, lei era accompagnata dal fratello, chiedeva a coloro che erano lì in attesa chi fosse Padre Pio. Allora tutte le persone dicevano: aspetta, tra un po' arriverà e passerà di qui, attendi qui. Siamo all'ingresso del convento, quindi dove tutte le persone gremivano, quindi il portone d'ingresso. Allora nel momento in cui sta per uscire Padre Pio, subito una signora che era accanto a lei gli dice: ecco, è lui Padre Pio. La signora lo guarda sbalordita: ma lui è stato a casa mia.